mentre il fuoco le fate bollire circa una mezz'ora. Dopodiché le scolate e le pelate mentre sono ancora belle calde. Via dentro lo schiacciapatate, le spopolate per benino. Così entra anche il freddo buco al centro, ci rompete dentro nuovo, lo sbattete incorporando anche un pochino delle patate, un pizzico di sale. Ciate sopra la farina in modo da non fare troppi grumi. Ora è il momento di sporcarsi un po' le mani, quindi taglia del polso, non troppo. Tagliate un pezzetto di pasta un po' a caso, che sporgete piano con le semolina. Iniziate a formare delicatamente un rotolino di circa 2 cm di diametro. Le tagliate a tocchetti con l'aiuto di una forchetta, formate i vostri gnocchi, li disponete sul panno precedentemente farinata. Infilate dentro una decina di foglie di salvia, le lasciate in ammollo un attimo. Basta preparate pan grattato con un po' di scorza di limone grattugiata, ci rotolate dentro la salsa, date dell'olio di semi in un pentolino. Appena caldo ci scaffate dentro le foglie.